Oh, l'origine di una fontana. Ampia è la conca dove a nascimento, forse era palude all'alba del mondo, quando la fonte venne alla luce. Qui nel mio paese, Fontaneto d'Agonia, terra di risorgive, fino a non tanti anni fa si viveva di agricoltura. Piccole proprietà, condizione familiare, vita semplice, certo non sempre facile, ma serena. I ragazzi passavano molto tempo a giocare nei prati, sulle rive dei nostri torrenti o vicino ai canaletti che servivano ad irrigare i campi e scendevano poi dalle rive a dissetarsi, raggiungendo quel punto magico dove pullulava l'acqua del mio fontanile, acqua sempre fresca e pulita. Il lavoro operoso dell'uomo consentiva di tenere puliti i boschi, i torrenti e le fontane. Oggi che il mondo è cambiato, si fa poca manutenzione. Così i rovi hanno invaso l'accesso al bosco, le risorgive si impaludano e alcuni animali nocivi prendono il sopravvento su altri. È tanto, da troppo tempo ormai, che non vedo più nessuno avvicinarsi alle mie acque sorgive rigeneratrici. Nessuno viene più a prendere erbe e pacche. Io un'idea ce l'ho e penso di sapere come agire per riportarli a me. Dove vai? Vado a fare una passeggiata. Ok, ricordati dei fogli per la ricerca di arte. Sì, ho già preso il cestino. Ti apro. Ok. Ecco, è lei. Si è candidata a sindaco del consiglio comunale dei ragazzi della scuola. È motivata, sensibile, impegnata. Mette cuore in ciò che fa. Lei è la persona giusta. Domani ci troviamo al CCR? Certo, dobbiamo scrivere il programma per la nostra lista, Raggi di Luce. Hai raccolto le foglie per la ricerca di arte? Sì, ho usato un'app sul telefono per riconoscerle. Poi mi insegni ad usarla, io non so riconoscere una quercia da un nocciolo. Ciao, devo andare, a domani. Ok, ciao, a domani. Vieni, vieni qui, segui la mia voce, vieni, vieni qui, vieni, seguimi. Entra, entra nell'acqua, vieni qui, non aver paura. Ma che bello, sembra di una favola. È possibile che da due passi da casa ci sia un posto così fantastico? Grazie Zeus che mi hai portato qua, bravo! Nonno, nonno, non sai cosa ho visto? Una palude d'acqua grandiosa! Ma dove sei andata? Nel bosco, vicino al ponte! E sei andata da sola? No, sono andata con Zeus, ad un tratto è scappato, non so dove è andato, era attirato da qualcosa, io le sono corsa dietro. Mamma mia, sei come tua nonna. Non vedi il pericolo. Quello che tu hai visto il cavo Borromeo. Ai miei tempi era pulito, ci andavamo con gli amici, bevevamo l'acqua, la bevavamo portandola alla bocca con le mani a conca. E ora si può bere? No, perché è acqua sporca, è acqua stagnante. E ti ho mai raccontato di quell'episodio che è capitato con la nonna? Cosa, nonno? Eravamo andati al cavo Borromeo e la nonna stava raccogliendo dei fiori e poi è scivolata nell'acqua e poi diceva delle frasi strane, diceva che aveva visto una ninfa nell'acqua. Una ninfa? Sì, una ninfa. Questa ninfa diceva delle strane parole, mi ricordo di una parola che... Crei. E tu cosa hai fatto? L'ho tirata un po' su, poi l'ho bagnata con l'acqua della fontana,
Piano piano si è ripresa, siamo poi tornati a casa e non abbiamo detto niente a nessuno, e però la nonna era molto stanca, era molto anche un po' spaventata. Sai nonno, anche a me una volta è capitato di sentirmi debole a scuola. Tra un po' svenivo. Mamma mia, non sarei mica anemica come era tua nonna. Non devi andare da sola nel bosco, è troppo pericoloso. Ma figurati, poi c'è con me Zeus. Ai miei tempi era molto diverso rispetto a oggi. Non è come adesso. I ragazzi sono sempre in giro con questo cellulare in mano, a testa bassa per le strade del paese. Non so che cosa... Accidenti, suona. Mamma mia. Ma lo usi anche tu, nonno? Sì, ma molto poco. Poco, poco. Senti, domani mi potresti accompagnare al fontanile? Prendi. Raga, ho fatto un sogno strano. Che sogno? Ho sognato una donna che mi ripeteva una parola strana. Quale parola? Cree, prendi il cree. E i tre rovi dovrebbero raggiungerla. Ma quindi è stato un incubo? No, era bello. Mi invitava a entrare nell'acqua. Nell'acqua? Sì. Sapete, da quando ho visto quel posto non penso ad altro. Vorrei mettere lo studio dei fontanili nel nostro programma. Sì, dai, ci può stare. Ma no, dai, che stupidaggine, non è neanche incredibile. Vi dico che è magico e io voglio scoprirlo. Dai, comunque oggi pomeriggio ne parliamo con gli altri del CCR. Poi però dovete vincere. Vinceremo. Valentina è rimasta ben impressionata dal mio fontanile, anche i suoi amici. Sento che le mie acque, questi luoghi, sono entrati nei loro cuori. Ora vediamo come si risolvono le lezioni. Lo scrutinio. Per un voto vince la lista di Andrea. Il lavoro sul fontanile si farà. C'è intenzione di fare un'aula didattica al fontanile. Andiamo al fontanile! Mamma mia, quanti siete oggi? Oh, guardatevi un po' in giro. Vedete quante piante? Secondo voi sono autoctone queste piante? Autoctone? È del luogo. È colpa della globalizzazione. Bravo, hai ragione. Allora, guardate un po' questa pianta. Questa è una pianta locale, del posto. Sapete che pianta è? Aspetti che guardo. Usiamo l'app. Questa ci permette di riconoscere le piante. Certo che voi senza il telefonino siete spacciati, eh? Ma oggi spegnetelo, che non vi serve. Vi spiego io che cos'è questa pianta. Questa pianta è una acacia, che noi la chiamiamo robinia. Qua ci sono dei fiori bellissimi che servono per le api. Infatti si chiama miele di robinia, miele di acacia. Ed è una pianta che d'inverno, quando è grande, si può tagliare ed è utilissima per bruciare nella stufa, nel camino, perché ha un alto potere di calore. Cosa sono? Questi sono canaletti per far correre l'acqua. Adesso sono pieni di erba, anche di terra. Ma una volta erano puliti, perfetti, l'acqua scorreva limpidissima. Okay, guardiamo altre cose molto belle, interessanti. Okay. Sono un sacco di cose da vedere. Ai, se sapevo non venivo. Certo che qui non si può camminare. Allora, vi piace? Guardate che spettacolo! Bello! Wow, che bello! Visto ragazzi che è un posto magico? Si potrebbe creare un'aula didattica. Sì, ma abbiamo bisogno dei permessi. Nonno, ci aiuti? Certo, è una bella idea la vostra. Purtroppo qui adesso è tutto abbandonato. Non si vede neanche più l'acqua che zampilla fuori. E
bisogna sicuramente fare qualcosa, perché i fontanili nel nostro paese sono importantissimi. Qua ci sono un sacco di erbe preziose che possono servire sia per la cucina anche per curarsi. La nonna era un'esperta di queste erbe aromatiche, anzi ha raccolto molte notizie su un quadernetto di appunti dove raccoglieva tutte le notizie su queste erbe acquatiche. Caspita, tua nonna è proprio fantastica. Lo so. Ve li do poi, volentieri. Dov'è la mappa? Ah, eccola. Le amiche non possono venire. Vabbè, si arrangerà, mica le corro dietro. Provo a chiamarle. No, l'ho dimenticato a casa il telefono. Crescione, prendi, vieni. Non avere paura, vieni. Prendi, non avere paura. Dove siete? Ma Valentina, perché non arriva? È quasi buio. Dove è andata? Doveva incontrare una sua compagna. Ma dove? Al fontanile. Prova a chiamarla. Ma ha lasciato il telefono qui. Allora dai, corriamo, muoviamoci, perché è quasi buio. Andiamo. Guarda nonno, è là. Arrivo. Prendi un po' d'acqua nel fontanile. Ma nonno, l'acqua è sporca. Ah, certo, ormai è una palude questo fontanile. Acqua corrente bevuta dal serpente. Acqua corrente, dicevano i vecchi. Acqua corrente bevuta dal serpente, bevuta da Dio, la bevo anch'io. Bevuta da Dio, la bevo anch'io. L'ho vista. La dama nel fontanile mi diceva di prendere un'erba. Crescione, mi ripeteva. Ecco cosa voleva dire la nonna quella volta che è caduta nel fontanile. Ma cos'è il crescione? Il crescione è un'erba importante che cresce qua nel fontanile. Scusa, dovevo avvisarti che non potevano venire le tue amiche. Non fa niente. Allora, se va come penso, vi faccio una sorpresa. Faccio una telefonata a chi so io. Non si può lasciare un fontanile in questo stato. Bisogna fare un po' di pulizia, anche per dare valore a quest'acqua che sgorga dal fontanile, così prezioso. Allora, l'ordine del giorno è sui fontanili. A che punto sono i lavori? Abbiamo parlato delle erbe acquatiche del fontanile, della lenticchia d'acqua, dell'alga e del muschio. Solo che sulla crescione non abbiamo trovato notizie. Guardate che belle foto del fontanile ripulito. Che spettacolo! Che bello! Bella. E per questo dobbiamo ringraziare il nonno. Ragazzi, ho trovato delle notizie sul crescione. Nasturtium officinalis, erba curativa. Qui c'è scritto afrodisiaca. È ricca di sali minerali e vitamina A, B, C, D, E, PP, ferro, iodio, fosforo, impiegato contro il rachitismo. E va bene anche ai bronchi, aiuta a combattere l'anemia. Anemia? Il nonno aveva detto che la nonna soffriva di anemia. Forse un giorno non era scivolata, era svenuta e la dama del fontanile voleva consigliare delle erbe per guarirla. La dama? Cos'è?
Ho trovato il quaderno delle ricette della nonna. Pagine e pagine sul crescione. Guardate come si prepara un'insalata. Qui c'è un succo per combattere le anemie, sempre col crescione. Certo che la nonna sapeva come combattere gli svenimenti e da quella volta non è più svenuta. Vedi, nonno, che il cellulare può essere utile? Certo, devo ammettere che se usato bene il cellulare è una risorsa. Venite! Siete riusciti a fare tutto? Tutto, tutto. Ecco qua. Abbiamo poco tempo, venerdì c'è l'inaugurazione all'aula didattica. Caspita, è venuto bene. Abbiamo anche corretto tutti gli errori. Nonno, vieni! Guarda cosa abbiamo fatto. Ah, siete qua. Che bello. Caspita, che lavorone. Ah, avete messo anche il crescione. Ecco cosa hanno prodotto i ragazzi. Hanno lavorato tanto per riscoprire questo luogo. Bravi. Ora questo luogo potrà tornare a vivere. Eccola, l'ho trovata. Eccola nonna. Il ricordo delle persone che hanno reso in passato questo posto abitabile rimarrà a memoria per i posteri. Forse era palude all'alba del mondo, quando la fonte venne alla luce.